Germano, presidente del gruppo AIB di Ozegna, oggi ci si trova in chiesa, ma non solo, anche nella sede storica del gruppo per festeggiare Santa Barbara. Un momento importante, un momento che appunto, come mi spiegavi prima, a Ozegna è oltre 40 anni che si festeggia. Siamo 44 anni, che il prossimo anno facciamo i 45 anni di attività, prima come squadra antincendio, diciamo paesana com'è, e poi adesso partendo parte del corpo AIB e del Piemonte. Una festa appunto che è molto sentita da parte vostra, ma anche del paese, che ancora una volta risponde in maniera positiva. Sì, di sicuro, vedo che il paese, diciamo, risponde bene a tutta la festa, a tutta la manifestazione, e anche di fronte a noi quando dobbiamo fare qualche servizio. Infatti a livello di servizi come gruppo AIB siete sempre pronti a mettervi a disposizione del territorio. Sì, quello sì, quando c'è bisogno siamo sempre pronti. Siamo invece con Federico Pozzo, vice sindaco di Ozegna, anche l'amministrazione comunale naturalmente è vicino al gruppo AIB in un momento importante come quello di Santa Barbara. Assolutamente sì, noi siamo sempre contenti e presenti di poter festeggiare Santa Barbara e l'AIB, anche se in realtà noi la festeggiamo tutti i giorni, nel senso che con Bruno, che è il nostro riferimento, tutti i suoi collaboratori, c'è un ottimo rapporto, un'ottima collaborazione, e anzi lo ringraziamo, lo ringrazio a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione, ma credo di tutti i cittadini, per la disponibilità che dà sempre in ogni situazione. Quindi davvero dovremo tutti cercare di imparare dal gruppo AIB e nella persona ovviamente di Bruno Germano, che per noi è fondamentale. Importante è appunto il rapporto che esiste tra amministrazione comunale, comune e associazioni del territorio, perché lavorare assieme significa far crescere il paese. Assolutamente sì, noi poi abbiamo la fortuna di averlo anche appunto in amministrazione con noi, quindi la sinergia è ovviamente doppia. Tra l'altro so che Bruno anche al di fuori di Ozegna con i paesi limitrofi ha un ottimo rapporto, quindi questo deve far crescere il canavese e appunto il territorio. Quindi io penso che anche questi scambi di servizi tra i vari entri, i vari volontari, sia fondamentale per la crescita del nostro territorio, e ne siamo veramente molto orgogliosi. Infine, ancora una cosa, nel senso che voi state puntando molto, in particolare tu stai lavorando molto con i giovani, diciamo che è anche un bel esempio quello dell'AIB per le generazioni future ozegnesi. Assolutamente, sì, proprio qualche settimana fa stiamo istituendo questa consulta giovanile, dove tra l'altro ci sono già un paio di ragazzi che vanno ad aiutare l'AIB, non sono iscritti, ma la loro intenzione è quella di integrarsi nel gruppo. So che da parte di Bruno c'è la porta aperta sempre, quindi dobbiamo puntare sui giovani, anche perché poi obiettivamente il futuro sarà nelle loro mani, nelle nostre mani, da partire dall'amministrazione, agli enti, quindi speriamo che questo possa sensibilizzare ancora di più e che possa far avvicinare i giovani al volontariato, che secondo noi è anche questo è fondamentale.